Allora, eccoci qua con il protagonista della partita, due assist, un gol spettacolare. Noi era tanti anni che non vedevamo un giocatore come te con questa qualità solcare i liberati. Ti hanno chiesto un po' tutti i colleghi le cose più importanti. Io partirei invece con il tuo soprannome. Come mai ti chiamano El Tonga? El Tonga, sì, perché è come Gaston, però al contrario, Tonga, Ah, ecco. ma è per quello, solo in Uruguay si dice, qualcuno dice così. Senti, oggi è una partita per te anche un po' una rinascita, dimmi se sbaglio, perché hai vissuto dei momenti un po' difficili a Cagliari, poi eri ritornato al National, mi pare, no? Però oggi un esordio così era quasi da sogno, perché due assist, sul primo hai fatto una cosa bellissima, ti sei giocato un paio di avversari, vedevo che già sapevi dove, che stava arrivando Carboni, ti hai messo quella palla che c'era scritto basta spingere, terzo gol. Tanta roba, poi il secondo, ecco, sul secondo toglimi una curiosità, hai cercato l'assist o ti è venuto fuori un tiro che poi l'ha intercettato Lucchesi? No, calciando in porta è andato male, meno male che è entrato per il secondo palio e ha fatto il gol. Allora, io ieri casualmente mi sono incontrata con Gaston e con Franco Carboni, eravamo a pranzo nello stesso posto e ho visto che c'è una grande affinità tra di voi, insomma siete amici da prima, dai tempi di Cagliari, ma probabilmente vi siete sempre anche tenuti in contatto. Oggi, guarda caso, grande intesa anche nel primo gol, cioè sembrava quasi una cosa voluta. Sì, molto, molto contento per lui perché lavora molto e ha fatto un grande gol di testa. Parliamo del tuo di gol, ce lo vuoi raccontare? Perché io veramente erano anni e anni che non vedevo intanto un giocatore più a terni delle tue qualità, perché tu sei un fuoriclasse per la Serie B, sei un lusso incredibile, sei già diventato quasi un idolo, insomma, dei tifosi rossoverdi. Raccontacelo come l'hai vissuto tu quel gol. No, mi ha dato la palla, ho andato avanti e penso che un difensore sono andato sul sinistro e ho trovato il secondo palo per calciare e è entrato bene. Di solito si dice l'hai messi a sedere, difensori. Sì, per fortuna è andata bene e ho fatto il gol per la squadra che era importante. Senti, in questo esordio, faccio l'ultima domanda e poi ti ripasso. Qui dentro il tuo cuore, che c'è dopo questa partita, dopo questo esordio così? Niente, molto felice per i ragazzi, per la gente. E è solo una partita, adesso dobbiamo lavorare per la prossima. Senti, Gastone, entriamo un po', sì, sulla parte tattica, no? Oggi hai giocato da seconda punta, tu però sei più un trequartista, ti piace più giocare dietro due punte o comunque va bene anche magari stare lì davanti e giocare con un attaccante magari strutturato, grande, come può essere Favilli, o ti piace più giocare dietro le punte? No, mi piace stare lì dietro una punta o due, no, non mi cambia molto stare libero, muovermi per la destra, per la sinistra e trovare gli spazi. L'ultima domanda e poi ti lasciamo andare. Per te questi 6 mesi sono importanti, no? L'obiettivo è quello di salvare la Ternana, però rilanciare anche la tua carriera. Pensi di aver trovato una squadra competitiva? In questi 2 giorni con i ragazzi hai trovato qualità nella Ternana? Ti piace l'ambiente? Come sei entrato, diciamo, dentro lo spogliatoio? Sì, sono tutti bravi ragazzi, molti giovani con tanta voglia e bueno, speriamo di fare una grande andata di ritorno per salvarci alla Ternana. Va bene, grazie Gaston, Grazie ti Gaston, salutiamo. grazie, in bocca al lupo per In bocca tutto. al lupo. Grazie.